occupati dalle proprie case. In Europa ne sono arrivati 150.000. Tra l'altro poi l'Europa, io penso sempre di più che l'Europa non è più nemmeno il centro del mondo, l'Europa, non ci sono tanti altri anche poli attrattivi. Appunto, pensate alla Siria, 11 milioni di persone che scappano, 150.000 ne arrivano qua, gli altri dove sono andati? Cioè, la maggior parte sono nei paesi vicini, tantissimi sono andati nei paesi arabi del Golfo, tanti sono andati pure in Libia, in Egitto. Però penso allo stesso tempo che accanto a questo fenomeno delle guerre c'è proprio anche un altro fenomeno, un fenomeno molto più contemporaneo, cioè il fatto che nel mondo di oggi, cioè il mondo è piccolo, il mondo di oggi si viaggia. Pensiamo all'Italia, appunto, l'Italia nel secolo scorso sono andati via dall'Italia più di 30 milioni di italiani, no? Emigrati in tutto il mondo. Non è finita, cioè, ancora oggi gli italiani viaggiano, cioè, nell'Italia di oggi, in realtà non si è mai fermata questa cosa, però con la crisi è ripartita ancora di più. Lo scorso anno 120.000 italiani sono andati all'estero a cercare lavoro. Chiunque di noi ha degli amici o dei parenti che lo scorso anno, negli anni passati, sono partiti, se ne sono andati fuori, no? Non abbiamo la guerra in Italia, no? Vuol dire che nel mondo di oggi, cioè viaggiare, spostarsi, fa parte della normalità, se c'è il passaporto giusto. Quello è il problema, cioè quello è la cosa assurda, no? Che alla fine, in un mondo in cui tutti ci si sposta, tutti si viaggia, tutti si cerca un posto dove stare meglio, sai, il passaporto rosso, perché è un passaporto comunque di uno Stato o di una comunità di Stati come l'Europa, potente nello scacchiere internazionale, viaggi, vai dappertutto. E anzi, ti senti quasi più tutelato in quanto straniero quando sei all'estero. C'è il passaporto sbagliato di uno Stato che a livello internazionale è debole in quel momento lì, per viaggiare ti devi affidare, come andare nel deserto, andare a morire in mare, poi alla fine c'è lui qua, sei vivo. Però è proprio un sistema che non riconosce, è proprio antistorico, che non riconosce che nel mondo di oggi viaggiare e la mobilità è qualcosa che riguarda tutti, no? Anche in un mondo che cambia, perché anche l'Africa è un mondo che sta cambiando velocissimamente.